La tana del ferito. Porco te- oh, Ruby! Comunque. Guarda chi ti ha portato. Chi è? Dai, Demarra. No. Tocca lavorare, eh. Dai, Demarra. Oggi. Una cosa che il 99% dei nostri colleghi non fanno. Esatto. Lavorare. Ti ho fatto felice? Sì, molto felice. Grazie. Devo mettere la parannanza. Certo, è ovvio, devo lavorare qua. Parannanza per Dai, Demarra. Grazie mille. Come ti chiami, mi hai detto? Flavia. Flavia, perfetto. Flavia, che faccio hai fatto? Io? Che faccio ho fatto? Non lo so, io ho visto che hai fatto una faccia. Hai visto malissimo. Sì? Giuro. Vai a lavorare, vai, vai a prendere i clienti. Ti posso chiedere una mano, Flavia? Sì. Ah, grazie. Non manca a chiedermelo. Grazie, Flavia. Sì, gentilissimo. C'è sta, c'è sta. Quando vuoi. Ho visto che hai bastonato Marza per il discorso del sacrificio, mi hai fatto tagliare. Mi hai fatto Marza! Io lavoro! Grazie. No, Flavia! Comunque. Allora, c'è tonno uh-huh. e pomodoro. Allora. Comunque, guarda, io ho parlato con un insider di questa cosa dei... I pomodori ci stanno, il tonno mica c'è. Sì, il tonno c'ho io. E mica oh. stava là dentro. Perfetto, allora. Non va in frigo il tonno, in effetti, Flavia. Vabbè, lascia stare. Però voto gattis. Al panino. Basta, voto al panino. Flavia. Guarda, te lo dai, guardate Davide. Ah, senti un po' una cosa. Dimmi tutto. Un po' una cosa. Allora, io ho deciso che mi licenzio se tu... Non te ne via la canottiera, sennò non lavoro, non sono concentrata. Ma quante ne c'hai tu? Io? È maggiore. È maggiore, sono maggiore. Okay. Però molti sbagliano perché prendono il pomodoro e lo mettono a secco, invece ci devi mettere un po' d'olietto. Ah, fai, è finita. Capito. Stai fissa, zia, cioè, ma sei peggio di me quando vedo una ragazza. Diglielo pure te. Che gli devo dire? Che sennò non mi concentro. Cioè, se leva una cosa ti concentri. Mi concentri di più, certo. Ma ti concentri su di lui? No, 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 no. Già sta parlando. Vabbè, Davide, dai. Ok, aiuta Davide il cortesia, qui stiamo lavorando. E eccoci qua. Ah, Flavia, ti ricordi la torta in pasticceria? Ma Maggi che ha vinto, però. Maggi, sto cazzo. Sto cazzo, quello sempre ho vinto. La gloria, la gloria. Hai vinto la gloria. Però Rubino... Davvero? Rubino, c'è una nuova ospite per te, Rubino. Salve. Buonasera. Lei ha votato Berlusconi? Rubino, hai fatto una faccia strana. Devo aspettare mio padre perché sta ancora al lavoro, quindi devo aspettare che finisce il lavoro. È al bar, lo aspetti? Lo aspetto al bar. Vabbè, sta in compagnia. Ma vuoi il succo di frutta? Sì, grazie. Flavia! Sondaggio di per chi vince a pallone. L'arancia? L'arancia va bene? Vabbè. Perfetto, c'è un solo Luis. Qui dobbiamo risparmiare. Grazie Flavia. Niente, è sempre un piacere. Vabbè, Flavia, oggi è impazzito. Però, nome mi hai detto? Sofia. Sofia, cerca anni? Il papà. Ma quelli che c'ha. Ok, quanti... bene. Il giusto. E che lavoro fa tuo papà? No. Non lo sa, ma lo sa, non lo so. Basta, non farò più domande. Vabbè, vengo al bar e cercare il papà. No, per carità, meglio non sapere. Ma com'è tuo papà? Cioè, com'è fatto? Fisicamente? Ma cazzi tuoi, non ho capito. Scusa, Livio, ma tu stai fuori al bar, ma me lo cacciate via, butta fuori. È tipo Bud Spencer. Sì, infatti. Porca. No, bello palestrato. Perfetto. E quindi? Alto. Alto. Un po' particolare. Un po' particolare. Particolare. Definiamo particolare. Tatuaggi. Ok. Capelli. Sono Momoa. Cioè, capelli colorati. Perfetto. Ma qua allora c'è qualcosa. Magari a mia saputa, che ne so, raga. Cioè, no, per curiosità potrebbe combaciare. Per curiosità. Come si chiama tuo papà? Davide. Calla. Mia madre mi ha raccontato tipo 14 anni fa c'è stato un flirt. 14 anni fa. 14 anni fa, Davide Marra. Complimenti. 14 anni fa.
E dove lavora tuo papà? Non no, non lo sa, è da dirsi, non si sa, non approfondirei. Non approfondirei. Va bene così, forse sta in Messico con la Kings League. Sì, no? Può essere. Sta a lavorare là, ma un giro di qualcosa. Un'altra cosa, ma tuo papà quindi attualmente ha una ragazza? So. Che lei sa. Sì. Penso di sì. Penso di sì. Non ne è sicura. E mamma che dice di tutto questo? Sapessi, sapessi, mamma. Un po' di rinfrescata qua. Bello. B, così dobbiamo cambiare piattaforma poi, è un problema. No, 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 no. No, no, no. Lasciamo perdere. Ma, quindi stai aspettando tuo papà che è qui in mezzo a noi. In teoria sì. In teoria. Dai, va, dici qualcosa. Allora voglio fare l'ultima domanda. È trappolone questo. Tuo papà potrebbe assomigliare alla persona a me a fianco? Mi sa di sì. Mi sa di sì. Vabbè, qua non c'è il test però del DNA. Non c'è il test. Chi hai conosciuto, dottore? Sono innocente. Chi hai conosciuto? Marla, vuoi aprire la busta? Sì. 14 anni fa chi hai conosciuto, Davide Marra? Occhia ragazza. Però io non... Io solitamente uso i guanti di Parigi. Il guanto di Parigi? Sì. Era bugato, ma io che colpa ne ho. Cioè, non è che. E allora. Una bravissima ragazza. Ultima domanda: tuo papà è il signor Davide Marra che lavora qui con me? Sì. Bello! Pistone, Bello! Bello! Finalmente li congiungiamo. Ah, posso andare? Anche perché sennò Flavia. Vabbè. Vabbè, mandami l'Iban della mamma, Hai preso il posto di Rubino? Sì. Beh, lei. Quindi sei il mio capo attualmente? Sì, come al solito, sono sempre il capo di quelli che vengono. Ok. Poi però tu ti assumo molto volentieri, diciamo. Ok. Sì. Hai comunque dei begli occhi, Grazie, pure tu. Grazie. Wow. Qual è la mia mansione attuale? La tua mansione attuale è servire le due signorine. Già fatto. Sì. Allora, io suggerirei un'ottima crema di vaniglia. Con sopra la Nutella. Con sopra la Nutella. Senti, però tu non sei idee strane. No, ma questo è buono. Questo è buono, diciamo che ha un effetto sugli estrogeni. Ah, tu lo provi spesso? Io no, perché l'estrogeno non è il massimo per gli uomini, però per le donne sì. Ah. Per gli uomini è il testosterone. Invece il corrispettivo del testosterone delle donne sono gli estrogeni. Diciamo che fa crescere tette sto budino. Ah. Infatti lo usano, sì, in vari settori. Ah. E quindi è consigliato, insomma. Allora, mo me lo prendo a chilate. Sì. Però ovviamente va monitorato come si deve, perché non si deve esagerare. Ma tu sei sicura di questo? Ma si fa l'insalata? Tari. Scusate, ho barato. Hai paura che ti tolgono pure i pantaloni? Allora mi impegno. Devono averci paura loro, mi sa. Ti impegni? Mamma mia, fai schifo però. Ma ti sei sciacquato, dottoretta? Sì, già sciacquato. Fatto. Non hai visto l'espressione che ha fatto prima Flavia? Vabbè, ma lei fa schifo, te credo. Ma che espressione ha fatto? Cioè, poi vedi che non c'è parità dei sessi, lo facevo io, non mi chiamavi, ti hai detto niente. Ma infatti io oggi mi sono prestato con grande onore all'oggettificazione, così. Esatto, così tutto. Parità, perché basta. Così parità, mo, se mi paghi vengo pure io settimanalmente, mi metto... Oh, però ho detto Mario... No, non mi sei... Vabbè, c'è la miseria, vabbè. Non spiego, Flavia, vieni. Sì, certo. Oggi sei sempre dietro al bancone, Fla? Io oggi? Non ci sei mai stata così tanto. Vabbè, forse dovrò venire più spesso. C'è qualcosa che la fa rimanere dentro qualcuno. Ma in realtà no, verrò più spesso. Sì, Sì. Mi pare strano. Perché? Un po' troppo strano. Vabbè. Indole lavorativa. Sì, sicuramente. Perché sto qua? Sto lato? Infatti vai dall'altro lato. Vai, Flavia. Cioè, non ho capito. Senti caldo, vai. Sto un attimo sentendo caldo. Abbinati, Siamo messi d'accordo. No, Letizia. No, è tu via. Eccola. La senti, va, mi puoi dare un bicchiere d'acqua perché già si vede. Ma certo. Bella di papà. Bella di papà. Bella di papà. Certo. Dobbiamo chiamare Alex, vedi, c'è un'altra bambina. Stavamo parlando anche di te, di tua sorella. Comunque io mo devo fare un affare con Fede, gli devo dire. Un affare con Federico, io devo sì. Qui mi tocca, mi riempi de bohem. Ah, pensavo de botte. No, io de bohem. Mi riempi de bohem. No, de bohem così. Che sordo, ma che sordino. No, se finanzia. Certo. Feri, cordero. Dottoressa? Oh. Vieni un po'. Questa è l'ultima lettera. Cioè, scusa, se... Però
bisogna vederti bene. Okay. Cioè, tutta sta maestà. Okay. Quindi vieni più qua. Come vengo più qua? E lui deve essere visto bene. E io è stronzo. Sempre per concentrarmi. La regia, la regia. La regia. La parte bella va vista qua alla sinistra. Cioè, perché tocchi? No, non sto a toccare. Costa. Vabbè, non lo so. Va bene?